E quindi, appunto, così come nelle Sacre Scritture, anche nel marxismo è possibile, secondo Bloch, individuare e opportunamente distinguere fra due correnti. La corrente fredda, quella economicistica, quella delle leggi del capitale, quella di chi pensa che sia possibile prevedere il crollo del capitale come si prevedono i vissi, la corrente fredda, che inibisce l'azione, e poi invece la corrente calda che eredita la migliore tradizione cristiana, eredita il movimento di Münzer, eredita tutti i grandi movimenti che hanno scosso in senso rivoluzionario una vicenda storica, è la corrente della speranza, della possibile trasformazione, e quella appunto dell'ottimismo militante. Non mi soffermo ovviamente sulla lettura blochiana di Kant, di Hegel, anche questo sarebbe interessante vedere quanto Lukács abbia influito nel cambio di paradigma, perché in Gastroutopi Bloch è ancora kantiano e diventa poi hegeliano tramite il confronto con Lukács. Questo è un tema che ai fini della nostra analisi resta in secondo piano sicuramente. Voglio invece leggere un passo per dare anche il senso del testo blochiano, tratto dalla sua autobiografia, dal suo lavoro su Karl Marx, Bloch dice: la scienza tendenziale dialettico-storica che si chiama marxismo è la mediata scienza del futuro, cioè della realtà con in più la possibilità oggettivo-reale che è in essa. Tutto questo al fine dell'azione. Un passo estremamente sintetico in cui sono racchiusi però alcuni concetti, io credo, decisivi. Il marxismo diventa scienza mediata del futuro, cioè esattamente ciò che in Carlo Levi deve essere messo al bando con la filosofia seria e del futuro, ma letto però non come necessità dialettica di uno sviluppo storico in quanto tale. Il futuro è piuttosto inteso come possibilità inscritta nelle logiche stesse della realtà e che per concretarsi necessita dell'azione umana, necessita dell'ottimismo militare. No? Tutto questo al fine dell'azione, cioè. Se non ci adopereremo per tradurre in atto le possibilità della realtà, essa resterà di base. Il presente diventerà onnipresente. Non potrà mai produrre futuri alternativi. No? Per questo appunto Bloch ripercorre nel principio Speranza in anche in altri luoghi, se non ricordo male, quell'aneddoto, e che si riposano a farci di aneddoti molto interessanti anche, del dibattito che si tenne nel Palazzo dello Sport tra il nazionalsocialista e il marxista, dove il marxista, con un'analisi impeccabile del capitale, in maniera fredda, chirurgica, diagnosticò l'imminente crollo del capitalismo stesso, senza riscuotere alcun interesse da parte dell'uditorio. Laddove invece il nazionalsocialista, con un discorso del tutto delirante, ma carico di pathos e di efficacia espositiva, riuscì a riscuotere l'interesse e la passione dell'uditorio. Cioè appunto l'idea che il marxismo se degenera nella corrente fredda, se degenera nella passiva accettazione della trasformazione come processo immanente alla logica del reale, quindi senza l'intervento attivo delle classi sociali, degli attori sociali, è destinato a rifluire paradossalmente in un'accettazione del capitalismo in quanto tale. Anche in questo sarebbe interessante aprire un collegamento, ad esempio, con Gramsci.